conclusa con la vittoria del Caffè del Porto Bistrò di Fano, la serata finale del Fuori Brodetto, una delle edizioni più riuscite dell'iniziativa promossa da Confesercenti. Con questa proclamazione, lo chef Marco Petrolo non solo ha ricevuto il titolo di miglior Fuori Brodetto 2023, ma avrà anche l'onore di rappresentare il territorio al concorso internazionale della Fideuà di Gandia. Felice di questa grande vittoria, ha dichiarato lo chef, al mio brodetto della tradizione, rigorosamente con pesce locale, aggiungo una leggera rivisitazione che unisce concentrato e passata di pomodoro. Il risultato, aggiunto, è un piatto semplice, dal sapore autentico, che ci ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Devo dire intanto grazie a Daniele, perché è veramente un ottimo cuoco, quindi sono contento di essere arrivato con lui in questa serata e ringrazio tutti di essere venuti, e quindi sono molto contento e soddisfatto, perché non ero molto convinto del mio lavoro, quindi va bene, vi ringrazio e grazie mille ancora. D'altra parte, a contendersi il titolo con Petrolo, Daniele Patti, chef e titolare del ristorante Lo Scudiero di Pesaro. Enormemente orgogliosi di essere arrivati in finale contro un fanese, quindi essere qua nella fossa dei leoni dei fanesi, alziamo l'unica bandiera bianca pesarese, anche se in casa abbiamo un fanese. Comunque lo possiamo dire, visto l'origine dei due ragazzi, che non ha vinto Fano né Pesaro, ma ha vinto la Sicilia. Due cuochi siciliani. A premiare i due chef sono stati l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, Alessandro Ligurgo e Pier Stefano Fiorelli, rispettivamente direttore e presidente di Confesercenti di Pesaro Urbino. Brodetto Fest e Fuori Brodetto sono due eventi che comporta il lavoro di tanti ristoratori. Ed è la cosa più importante, è quella di coinvolgerli in entrambe le manifestazioni, nei tre giorni di festival, facendoli lavorare in modo molto importante, mentre invece con Fuori Brodetto per 40 giorni hanno 32 ristoranti di Fano, hanno espresso tutta la loro creatività, il loro attaccamento ai piatti della tradizione, compreso il brodetto. Perciò ecco, il brodetto però è un percorso che noi di Confesercenti facciamo da oltre 20 anni. Abbiamo ottenuto il primo obiettivo era quello di riportare il piatto, che era quasi scomparso, sulle tavole dei ristoranti di Fano e delle famiglie, incentivando in questo modo tutta la filiera del pesce fresco, perché il vero brodetto fanese vuole il pescato fresco, e diciamo che si collega poi automaticamente, promuovere il brodetto significa promuovere tutta la filiera del mare, tutta la filiera dei nostri pescatori, dalle aziende ai produttori, ai commercianti e alla fine con i ristoratori. E oggi stiamo lavorando anche per tutta la regione Marche, stiamo lavorando per promuovere tutte le zuppe di pesce e naturalmente promuoviamo tutta quella filiera che prevede l'utilizzo e il consumo di pesce fresco delle nostre coste. Con 31 serate a partire dal 9 ottobre scorso, Fuori Brodetto ha confermato il successo di pubblico e di format, che anche quest'anno ha ampliato il numero dei ristoranti aderenti all'iniziativa e coinvolto locali di Fano, Pesaro, Marotta e Colli al Metauro. Il concorso, la giuria popolare, è quello che ha animato l'evento di quest'anno, perché la competizione, il poter ridare un po' di pepe alla manifestazione è stato l'ingrediente che ci ha permesso anche quest'anno di avere talmente tanto successo. Confesercenti, al di là del ruolo istituzionale rappresentativo che ha, no? Quindi rappresentare le proprie associazioni e tutelarle nei confronti delle istituzioni, ha anche il ruolo quello di promuovere il territorio, promuovere le economie del territorio. Ecco, valorizzare i prodotti tipici della marineria fanese, e il brodetto è veramente un prodotto tipico della marineria fanese, è un volano eccezionale per promuovere il turismo, e i risultati ci stanno dando veramente ragione.